La comunicazione, abbiamo visto diversi aspetti della comunicazione, abbiamo cominciato a vedere i livelli, che cosa dico e che cosa voglio dire dicendo quello e così via, abbiamo visto questi aspetti. Oggi ne vediamo uno che è, sono tutti fondamentali perché riguardano tutti. La comunicazione, che è un'attività che svolgiamo continuamente durante la giornata, il rapporto tra comunicazione e relazione tra le persone. La comunicazione e la relazione sono come in un cerchio dove la relazione influenza la comunicazione, la comunicazione influenza la relazione. Si va in fretta a capire, dimostrare. Se c'è una persona con cui vivete una certa relazione più stretta, comunicate in un certo modo, comunicate certe cose. Con una persona con cui c'è una relazione più distaccata, più formale e così via, comunicate in un altro modo. Quindi la relazione genera una comunicazione. Ma la comunicazione genera una relazione. Anzi, non è un cerchio chiuso, ma è un cerchio che comincia proprio dalla comunicazione, non dalla relazione. Cosa vuol dire? Che se io voglio modificare questo cerchio, comincio modificando la comunicazione. Esempi. C'è un ragazzo a cui piace una ragazza, allora decide di vedere se può mettersi assieme a questa ragazza. Che cosa fa? Cambia la comunicazione, incomincia a comunicare più frequentemente, incomincia a comunicare cose più personali, più profonde di sé. E allora ecco che se l'altra parte ci sta, la relazione cambia. Ma che cos'è che l'ha fatta cambiare? La comunicazione. Dietro la comunicazione c'è un progetto, c'è eccetera, ma alla fine si traduce in comunicazione. Comunichi in un certo modo, comunichi certi contenuti ed ecco che la relazione cambia. Facciamo l'esempio opposto. C'è un vicino di casa un po' invadente, volete cambiare la relazione con questo vicino, tenerlo un pochino più distante. Cosa potete fare? Potete cambiare la comunicazione. Ad esempio, ogni due sms rispondete a uno, uno sì, uno no. A ogni tre mail rispondete una volta, uno ogni tre. E l'altro vi dice, oh carissimo, come va, come stai, questo e l'altro. E dice, bene, bene, sì, va tutto bene. Ho cambiato la comunicazione, ho cominciato a comunicare in maniera più ridotta, come quantità, come frequenza, e più superficiale come contenuto. Allora ecco che un po' alla volta credo che l'altro capisca e cambi la relazione. Senza arrivare ai casi estremi, non farti più sentire, non farti più vedere. Cambio la comunicazione. Voglio cambiare la relazione, cambio la comunicazione. Quindi il punto di partenza, il punto che genera, il punto da cui viene la relazione è la comunicazione. Pensate all'interno di una coppia come cambia la comunicazione nell'evolversi di 50 anni, magari anche di più, come cambia la comunicazione e come la comunicazione rilevata ad un qualsiasi momento della vita di quella coppia è profondamente significativa della relazione. Sono un psicologo, lavoro nel campo della psicologia, arrivano le coppie, magari di una certa età, non abbiamo più niente da dirci. Cosa vuol dire non abbiamo più niente da dirci? Che la relazione ci interessa molto di meno, perché è diverso la coppia che parla poco ma è affiatata, che comunica anche in silenzio. È diverso il silenzio di certe coppie dal silenzio di altre coppie, perché in uno dei principi della comunicazione che abbiamo visto
non si può non comunicare. Quindi anche il silenzio comunica. Ciao, come stai? Silenzio. Sto comunicando. I due si trovano, si mettono vicino e stanno zitti. Possono comunicare moltissimo e profondamente, quei due. Allora, comunicazione e relazione sono il rapporto tra di loro, ma la comunicazione è l'elemento che genera il tutto. La comunicazione è una cosa continua di relazione. Ad esempio, qui, in questo momento, stiamo creando una relazione. Ed è una vera relazione, che non è profonda più di tanto, ma è una relazione. Tant'è che se ci incontriamo fuori, abbiate pazienza perché facilmente io non vi riconosco, per cui siete tanti e così magari non vi riconosco, ma dal momento in cui vi riconosco, sì, c'è una relazione che non c'è con l'altro vicino per strada, mai visto, mai parlato assieme, non c'è, perché non c'è stata comunicazione, non c'è stata. Invece, se c'è stata qualche forma di comunicazione, ecco che la relazione è subito cambiata. La relazione ha due elementi, la comunicazione ha due elementi. Uno di contenuto, prima di tutto, e l'altro poi di relazione. Contenuto è che cosa dico, la relazione invece è che cosa stabilisco tra noi due. Mettiamo subito un principio fondamentale che è molto importante. Più il centro della comunicazione è il contenuto, più la relazione è sana. Se il centro della comunicazione invece è la relazione, ci sono problemi. Questo è un punto di partenza molto forte, perché vedremo poi tutte le conseguenze. Allora, lo ripeto. Ti dico che vengo domani mattina alle 8. Che cosa voglio dire? Voglio dire che vengo domani mattina alle 8. La motivazione della comunicazione è il contenuto della comunicazione, da cui viene poi la relazione di conseguenza. La relazione è sana perché comunichiamo in maniera esplicita, cosciente, riflessa quel contenuto. Quando invece il problema è la relazione, allora se io dico che vengo domani mattina alle 8, sono io che ho deciso. Il problema è la relazione, l'altro incomincia a dire, siccome il problema è la relazione, alle 8 non posso. Puoi venire alle 7:30, puoi venire alle 8:30. Notate, il problema non è l'ora, è chi decide l'ora. Facciamo un esempio più banale. Dobbiamo ritinteggiare qui dentro. Io dico che qui andrebbe fatto tutto blu notte. Quell'altro dice no, andrebbe fatto tutto rosso mattone. Allora, il contenuto della nostra comunicazione è il colore da dare. Io dico blu perché ritengo che il blu sia più affascinante. L'altro dice rosso perché attiva di più. Io dico blu perché, l'altro dice rosso perché, non riusciamo a metterci d'accordo, senti, ho un amico architetto, sentiamo lui che cosa dice, un arredatore conosco, chiamiamo un arredatore a pagamento e ci facciamo dire qual è il colore migliore qui dentro. Ma lo scopo è la stanza, la comunicazione era in funzione del colore della stanza, era in funzione del contenuto. È una comunicazione sana. Invece, supponiamo che il problema sia la relazione tra noi due. Chi è che comanda qui dentro? Se comando io, impongo il blu. Se comanda l'altro, impongo il rosso. Quindi non è il problema del colore da dare, ma il problema di chi comanda qui dentro, di chi comanda la relazione, di chi sta sopra e chi sta sotto. Il problema è quello. Allora, io dico blu, l'altro dice rosso, io dico blu, l'altro dice rosso, ma non ci viene in mente di chiamare un altro, perché lo scopo è vincere, non trovare il colore adatto,
perché trovo il colore adatto, lo troviamo appunto informandoci. Lo scopo è vincere. Allora poi magari lo scontro va avanti, nessuno dei due cede, si vengono alle soluzioni di compromesso. Ma le soluzioni di compromesso sono una cosa valida se nascono dalla difficoltà del problema. Se nascono invece dalla relazione, vengono fuori quelle soluzioni di compromesso assurde, aberranti. La differenza tra un conflitto e un litigio. Io prima vi ho detto due situazioni sulla stanza di colore. Il conflitto è una forma di comunicazione sana. Perché? Perché si affinano le soluzioni, si approfondiscono le soluzioni. Il conflitto sono idee diverse a confronto, idee. Vi anticipo subito che il litigio sono persone, sulle persone. Il conflitto invece è sull'idea, sulla soluzione, su che cosa fare il conflitto. Ed è sano il conflitto. Il conflitto fa sì che qualunque soluzione debba essere approfondita, affinata. Si va a scoprire i problemi e si trovano risposte. Quindi il conflitto è una cosa sana, opportuna. Il litigio invece è tra noi due, tra le persone, non è detto tra noi due. Può essere tra 1 e 10, può essere tra 5 e 5, ma è sulle persone, non è sulla soluzione. Tu non capisci niente, frasi che non capitano mai, ma potrebbe anche, rivelano un litigio, non un conflitto. Non vuoi renderti conto, non accetti, ce l'hai con me. Qualunque cosa io dica, tu dici il contrario. E avanti di questo passo. Sono tutti segnali di litigio sulla persona. Quindi non mi importa dove andiamo, se andiamo in montagna o se andiamo in mare. Mi importa imporre la mia idea, avere ragione, vincere lo scontro. A questo punto la soluzione può essere qualunque, le persone non guardano né manco alla soluzione, ma guardano a chi ha vinto. Ho vinto io, hai vinto tu. Come sono le relazioni? Allora, le relazioni possono essere fondamentalmente di tre tipi, semplificando le possibili relazioni. Molto facile da individuare perché possono essere tutte e due sullo stesso livello, possono essere una sopra e l'altra sotto, oppure possono essere al contrario questa sopra e questa sotto. Una, due e tre possibili relazioni. Io mi posso collocare rispetto all'altro allo stesso livello, sotto oppure sopra. Tre posizioni possibili che io posso nei confronti dell'altro all'interno della comunicazione. Ricapitolo un attimo perché è arrivato dopo. Dalla comunicazione viene una relazione tra le persone. La comunicazione genera la relazione, la comunicazione modifica la relazione. La comunicazione genera una relazione che può essere paritaria, uno sotto e l'altro sopra, uno sopra e l'altro sotto. Queste tre posizioni ci possono essere. Vi anticipo una cosa, che una relazione è sana quando questi tre elementi si cambiano tra di loro. Non è da dire questa è giusta, le altre sono sbagliate. No, quando cambiano tra di loro. Vediamo questa. Pari, siamo tutte e due sullo stesso livello. Andiamo in montagna o andiamo al mare? Ma per andare in montagna è più vicino. Sì, fa l'altro, però in montagna fa più freddo. Già fa l'altro, però al mare c'è questo. Però in montagna siamo lì. Nessuno dei due è convinto. Stiamo cercando assieme qual è la soluzione migliore. Ci poniamo tutte e due sullo stesso livello. Non c'è uno che impone la sua soluzione,
e l'altro che la accetta, la subisce e così via. Più o meno convinto, potrebbe anche essere convinto, ma è l'altro che l'ha data la soluzione. Questa realtà di tutte e due allo stesso punto è una realtà che permette di muoversi nei sistemi nei momenti di incertezza, di dubbio, nei momenti di sperimentazione nuova, nei momenti in cui nessuno sa già, per esperienze precedenti o per comunicazioni ricevute da altri. Allora ecco che questa posizione dell'essere tutte e due allo stesso livello è quella che va bene. Quando è che uno è sotto e l'altro è sopra, o viceversa? Vediamo la differenza. Quando uno dei due impone se stesso. Scusate, in questa situazione chi è sopra e chi è sotto? È chiaro che sono io sopra. Non solo perché sto in piedi, potrei anche stare seduto, non cambia. Perché sono io che parlo, io che dico e voi che ricevete, voi che accogliete. Io ho la parte attiva, voi avete la parte passiva. Subite. Vi piace? Sono contento. Non vi piace? È proprio lo stesso. Vi arriva la stessa cosa. Io sono in questa posizione e voi siete in questa. Ma non è così stabile, non è così determinata la posizione. Basta poco a cambiarla. Ad esempio, se uno di voi alza la mano e dice «Scusi, ma potrebbe qualunque cosa, ripetere, dire, spiegare, non ho capito, eccetera», non dico «Io la penso diverso», ma anche solo «Non ho capito cosa ha detto», può ripetere anche solo quello. In quel momento io mi trovo sotto e l'altro si trova sopra, perché io faccio quello che l'altro ha detto. L'altro ha detto ripeta, non ha detto ripeti, vabbè, ma la sostanza è quella, e io l'ho fatto. Quindi io mi sono collocato sotto e l'altro si è collocato sopra, semplicemente alzando la mano. Quindi non è che il sopra sotto sia una cosa così stabile e fissa. Può cambiare per cose molto elementari. Questa posizione è percepita benissimo da tutti, anche se manca la riflessione, manca, come vi dicevo quando vi parlavo del senso semantico del discorso, una parola, la semantica, chissà che cos'è, ma tutti la sanno. Perché se io ti dico, l'esempio che avevo fatto per chi non c'era, dico un bambino di 4 anni che mi ha fatto un brutto dispetto, vieni qui che ti do una caramella, quello capisce benissimo il significato semantico del mio vieni qui che ti do una caramella, vieni qui così t'acchiappo e te la faccio pagare. Decodifica la comunicazione sintattica, ricava il significato semantico e scappa, ma a 4 anni fa tutto questo lavoro, non ha bisogno di sapere la teoria, lo fa. Così allo stesso modo percepire chi è sopra e chi è sotto lo fanno tutti, è una percezione continua della posizione in cui mi trovo. Quando due discutono, in una discussione serena e tranquilla, è facile che durante la discussione ci siano delle inversioni di posizione, durante la stessa discussione. Supponiamo una relazione critica, perché è una relazione molto forte, molto continuata, con comunicazioni molto frequenti, quella di una coppia che vive assieme. Queste posizioni sono percepite in maniera molto forte, molto significativa. Allora, qual è la posizione giusta per una coppia? Qui sono tutte e due sullo stesso livello. Qui io maschietto sono sotto, lei è sopra. Qui io maschietto sono sopra, lei è sotto. Qual è la posizione giusta? Nessuna. La posizione giusta è quella adatta al momento. Cosa c'è dietro questo? Dietro questo c'è quello che dicevamo prima. Il problema non è la relazione, ma la comunicazione. Il problema non è la relazione, ma la soluzione del problema. E così via. Allora,
cosa mangiamo questa sera? Chi fa la domanda non si pone sotto, si pone sopra chi fa la domanda. Dimmi che cosa mangiamo. Se io chiedo un ordine, io mi pongo sopra, non sotto. Non so che esperienza abbiate della vita militare. Io non ho fatto il militare, ma qualcuno di voi l'avrà fatto. Le gentili signore non credo, ma fra i maschietti qualcuno l'avrà fatto, soprattutto di una certa età. Quando mai un soldato semplice può dire a un ufficiale: dammi un ordine? Dammi un ordine, comandami che cosa devo fare. Non è un mettersi sotto l'ufficiale, dammi un ordine, mettersi sopra, perché sono io che do a te l'ordine di darmi un ordine. E anche se quell'ufficiale non ha studiato tutta la teoria della comunicazione umana, non risponderà: ah sì, hai ragione, allora quest'oggi fai questo e quello. Rispondo alla tua richiesta dandoti un ordine, accetto la posizione sotto. No, risponderà in tutt'altro modo quell'ufficiale, perché anche senza studiare si rende conto benissimo che è stato messo sotto dalla posizione dell'altro. Vediamo una situazione patologica, una situazione dove, preferisco questa, dove lui è sopra e lei è sotto. Allora, è la situazione in cui lui decide tutto. Cara, tu poverina, sei poco furba, quindi meno male che ci sono io. E lei ci sta, perché questa posizione vuol dire che ci sta. Allora lei ammette di essere mezza scema, mezza deficiente o cose di questo genere, quindi meno male che c'è lui che decide, c'è lui che fa, è la mia salvezza, sta sempre sottomessa e lui è sempre quello che decide. Quindi è una coppia sbilanciata, non è una vera relazione di coppia, è molto zoppa, è una relazione in cui tutte e due fanno fatica, perché lei non sta bene sempre in questa posizione sotto, ma nemmanco lui sta sempre bene nella posizione sopra. Difatti qualche volta farà pesare a lei il fatto che lui è sempre sopra, perché diventa scomoda la posizione, però è sempre così. Naturalmente può anche essere la situazione opposta, lei sopra e lui sotto. Si cambiano le posizioni, ma resta la stessa patologia. Non è una coppia equilibrata. Non sono contenti. Anche se le coppie bloccate così non litigano, quasi mai, non sono coppie felici. Sono un po' la coppia che dicevo prima, non abbiamo più niente da dirci. Si sono spente, sono grigie. Le coppie bloccate in questa posizione vivono faticosamente. Le coppie bloccate in questa posizione discutono su tutto, guardate che non litigano, discutono su tutto. Ed è una fatica, perché nessuno dei due si arrischia a dire facciamo questo così, perché deve confrontarsi con l'altro. È un'insicurezza continua di tutte e due. Vieni, devo chiedere a mia moglie. Facciamo questo, non lo so. Fai con noi, non lo... devo chiedere. Ma notare che non è questa posizione in cui lui è sotto. È la posizione in cui deve esserci lo scambio. Devo verificare. Ma anche l'altra, dall'altra parte, non prende decisioni autonome. Ha sempre bisogno del riferimento. Sono due coppie insicure. Ho lasciato per ultimo il caso più tragico. È il caso in cui nessuno dei due accetta di stare sotto. Lei non accetta di stare sotto, lui non accetta di stare sotto. Tutte e due vogliono sempre stare sopra. Perché? Perché hanno paura che se una volta accettano di essere sotto, poi resteranno bloccate sempre sotto. Sono le coppie veramente patologiche. Mentre le altre sono patologiche, quelle bloccate, sono patologiche sul grigio, queste sono patologiche sui piatti che volano, sugli insulti, sulla patologia pesante, faticosa.
Nessuno dei due accetta mai di essere messo sotto dall'altro. Qualunque argomento diventa tema di scontro, di litigio. Ma perché? Perché l'argomento vero non è dove andiamo, non è che macchina compriamo, non è che colore diamo allo stanza. Qual è l'argomento vero? Chi è sopra? Ah, tu vorresti essere sopra, eh? Mo ti faccio vedere io. E la coppia diventa terribile, terrificante. Diventa veramente stressante per i due, ma anche per chi ci sta assieme. Una coppia così non può avere molti amici, perché a un certo punto gli amici la sganciano, non la chiamano più. Per sentirli litigare sempre, non hanno voglia. Diventa la coppia che può benissimo arrivare alla separazione in maniera conflittuale, non alla separazione consensuale, ma conflittuale. Perché? Non sei tu che lasci me, sono io che lascio te. No, sono io che lascio te. No, insomma, chi è che lascia l'altro? Andiamo dagli avvocati per vedere chi è che lascia l'altro. Qualunque argomento diventa di litigio, quello che la Bibbia dice, che l'uomo e la donna diventano una carne sola, non lo sente la coppia, lo sentono i figli, che percepiscono papà e mamma come una realtà unica, inscindibile. Per cui se questa realtà unica si spacca, per lui crolla qualcosa di immenso. Notate, visto che sto parlando contro le separazioni, che in alcuni casi è meglio la separazione. Cioè, piuttosto che il bambino continui a vivere certe situazioni in casa, è meglio che la coppia si separi. Piuttosto che il bambino viva certe situazioni, è meglio che stia in una comunità alloggio, meglio che stia in un collegio, che vivere in certe famiglie. Quindi non è che la coppia è sempre meglio che resti assieme. Se la situazione è degenerata oltre un certo limite, è meglio che si separino. Aggiungo un pezzo, io sono anche prete, non sono solo psicologo, psicoterapeuta, chi non lo sapesse adesso appunto lo sa, quindi sa bene come la Chiesa Cattolica. Fate attenzione, non è contro il divorzio, ma contro il risposarsi. Dice che non è possibile risposarsi, mentre dice che è possibile separarsi ed è possibile divorziare. Anzi, in certi casi dice che è dovere di un genitore divorziare. Vi posso anche dire quando. Quando si tratta di proteggere i figli, ma anche quando si tratta di proteggere il patrimonio, divorzia in maniera che il patrimonio resta salvato dall'altro coniuge. In certe situazioni si dice espressamente: qui è meglio la separazione, qui è meglio il divorzio. Se poi volete che ne aggiungo un pezzo, il Vangelo dice: non separi l'uomo ciò che Dio ha unito. Ma noi facciamo fatica a dire cos'è che Dio ha unito. Perché quando si vedono certi matrimoni, ti chiedi, ma è Dio che li ha uniti questi? Ora, voi non avete la minima idea di dove vado, che cosa faccio. Mi è capitato di sposare delle persone che non conoscevo, perché vado a lavorare in una parrocchia, c'è un matrimonio, ok. Ma qualche volta la mia sensazione di psicologo è: ma questi due non hanno la maturità psichica per sapere che cosa stanno facendo. Voi sapete che la legge dice che fino a 18 anni non puoi vendere, non puoi comprare. Perché? Perché dice: ma non hai la maturità psichica per capire cosa stai facendo, a vendere quello, a comprare quello. Quindi ti lo proibisco, non te lo permetto. Se lo fai non è valido.
Poi c'è qualcuno che invece che 18 non ci arriva nemmeno a 28, ma questi sono i casi che capitano, e qualcuno magari a 14-15 sarebbe già in grado, ma la legge deve mettere dei limiti precisi. Dunque, parlando di comunicazione, poi sono andato a parlare di famiglia, perché è il luogo dove le comunicazioni raggiungono il massimo della loro espressione. Perché? Perché le relazioni raggiungono il massimo della loro intensità. Le relazioni più intense sono quelle all'interno della famiglia. Se uno vive le sue relazioni più intense sul lavoro, c'è qualcosa che non va. O le relazioni sue più intense con gli amici al bar, c'è qualcosa che non va. Le relazioni più coinvolgenti, più forti, più continue, anche quantità di tempo, sono quelle familiari. Quindi sono quelle che manifestano di più questi fenomeni. Vediamo gli aspetti affettivi della comunicazione. Prego. Quindi non è per la Chiesa corretto separarsi quando non c'è più niente da dirsi? Separarsi per motivi banali? No. Anche se... È banale. Sì, beh, dipende a che livello è questo non aver più niente da dirsi. C'era una tradizione rabbinica che diceva che per la separazione e il ripudio era sufficiente che l'uomo trovasse un'altra donna più bella di sua moglie. Cioè, a un certo punto è la coscienza dell'individuo l'ultimo punto di riferimento. La coscienza dell'individuo, per cui si possono dare delle indicazioni, ma poi è la persona. Anche quello che vi dicevo del matrimonio, non separi l'uomo ciò che Dio ha unito. Come si fa a dire? Come si fa a dire? Per cui noi sappiamo che c'è situazioni concrete di coppie che non sono mai state sposate, perché non hanno mai avuto quella maturità, quella capacità di fare quella scelta, quel passo. Eppure davanti alla legge sono perfettamente sposate, perché la legge guarda solo elementi esteriori. La legge non può leggere dentro le intenzioni, dentro il cuore delle persone.